Internet contamina l'immaginazione, può influenzare la condotta di masse ed individui. Lo abbiamo visto con le rivoluzioni arabe, con la vittoria di Obama in America, con il Movimento 5 Stelle in Italia, e lo fa anche con il veicolare la pubblicità commerciale che alimenta il sistema economico. Ma la filosofia, quale domande di senso può porre a questo mondo? Lo abbiamo chiesto a Remo Bodei, ospite all'Internet Festival. Internet e tutte le altre veicolano dei modelli di vita che sono cangevoli, mentre prima c'erano gli eroi, i capi di Stato, i grandi generali, i santi, eccetera, oggi ci sono tutte le celebrità. Tra l'altro il termine celebre viene dal latino celeris, che vuol dire proprio veloce, e quindi noi abbiamo accesso a degli stili e dei modelli che sono enormi e che proprio per questo ci cambiano. I guru del web descrivono un futuro popolato da cyber uomini con sensori impiantati nel cervello, ma è un bene o un male? Da una parte vedo positivamente queste trasformazioni che si inseriscono in un'altra forma di uomini bionici. Questo secolo sarà pluritrapiantato, e quindi non soltanto per provvedere ai guasti dell'esistenza delle persone, ma anche per incrementare sensi e modi di pensare. Dall'altro, se questo inserimento di chip o di qualcos'altro nel nostro corpo o nella nostra mente potranno guidarci in maniera da essere etero o diretti, diretti da fuori, lo vedo come un problema. Il filosofo Emanuele Severino parla di dominio della tecnica nel senso di tecnè. Il web ne è un'espressione? Prima di tutto bisognerebbe parlare al plurale, le tecniche, che sono diverse. Non credo che siano così capaci come nell'apprendista stregone di dominarci, nel senso che le tecniche sono umane e la politica e in parte l'etica possono guidarle. Secoli fa la filosofia era la prima scienza, adesso sembra condannata a rincorrere le altre scienze, ma Remo Bodei non si scompone, dice: in fondo è la filosofia da cui sono nate tutte le altre scienze.